Ehi tu, sì, dico a te, per caso vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, risultati e tu zia qua pelata? Bene, allora scarica OneFootball, trovi il link in descrizione. Inoltre, se sei interessato anche ad acquistare maglie da calcio, magari della tua squadra del cuore, oppure completini, tute, o anche più semplicemente i capelli per la zia, in descrizione trovi divise calcio top, tutto a prezzi bassissimi e con hashtag Marconi avrai un'altra maglia gratis. Prima di una partita così, non c'è più nulla da dire. C'è solo da godersela, da gustarsela e da lasciarsi trascinare. Bene ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo 40esimo episodio di carriera. E allora dico 4, dico 4, dico 4 partite che voi vedrete, ma non che giocherò io, fidatevi, tranquilli, con calma, anche meno. Perché? Perché c'è il Frosinone, che non avete visto nello scorso episodio, dato che Roma-Bayern è stata una partita che ha occupato effettivamente grandi emozioni. Vi invito chiaramente a seguire lo scorso episodio, a rivedere lo scorso episodio se ve lo siete persi. E poi altre tre partite che saranno il Napoli per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, la sfida scudetto contro la Juventus e la Sampdoria. Vi lascio subito alle immagini della sfida contro il Frosinone, così vedete com'è andata e ci facciamo un'idea sull'episodio. Giallorossi che vogliono assolutamente, devono vincere per inseguire ancora la Juventus dopo aver sorpassato l'Inter 7 giorni fa, qui intanto nulla, linea di rigore, attenzione al rimpallo, Alisson se la ritrova sul tentativo di Dionisi, poi torna da De Rossi, tocco per Nainggolan che aspetta Macin, lo sai, in area Macin, fino in fondo, sinistro, palo! Che assomiglia tantissimo a quello di Perotti contro il Bayern Monaco. Ancora Dionisi, può entrare in area, chiude questa qua che lo sposta, palla buona per Maiello al limite, attenzione a Maiello. Ancora Dionisi, sul destro, Dionisi calcia! Ed esplode lo stadio perché il Frosinone è in vantaggio al terzo del secondo tempo col gol di Federico Dionisi. Roma che qui però è stata un po' ferma. Macin gira per Schick che poi premia l'inserimento di Nainggolan, occhio al ninja che parte, fino in fondo, Nainggolan salta tutti, Nainggolan mette la palla in porta, già pareggiato la Roma, è durato 30 secondi il vantaggio del Frosinone, la reazione rabbiosa del ninja che torna al gol dopo l'infortunio, alla prima da titolare, chiude Paganini che evita pure il calcio d'angolo, si è comportato benissimo qui, poi Nainggolan vuole il pane per Mahrez, Linner è qui, ti dice bene caro Linner perché la palla è centrale. Non male, a cercare lo scatto di Ciano, Kurzawa attento. Poi Fazio rischia, lascia lì il pallone! E Dionisi ha fatto un gol incredibile! Incredibile, doppietta di Dionisi e Frosinone di nuovo in vantaggio. Sta succedendo di tutto in Ciociaria. 2-1 per i padroni di casa con un gol da Cineteca di Dionisi. Quindi Gori, attenzione, Frosinone riparte. Apertura per Zemalentidov che lascia partire il cross sul secondo palo, Ciano! La mette sul fondo, rischia di far impazzire il pubblico il Frosinone. Spazio ancora per servire Nainggolan, che vuole attaccare la porta, sempre Raja. Spazio per andare da Pellegrini, soprattutto quello per servire Mahrez, linea di rigore, occhio a Mahrez fino in fondo, Mahrez sul fondo, è uscita di niente. Sale a sinistra Stefano Elsharaui, interno ancora Batshuayi che sta attaccando la porta, visto che Elsharaui ha lanciato grande palla per Batshuayi che doveva però metterci la gamba, Linner interviene in anticipo, poi però attenzione all'errore di Linner, quindi Elsharaui. De Rossi purtroppo ha perso il tempo il faraone, che però è un'altra chance. Dentro per Batshuayi che se la porta avanti bene in area sinistro, traversa! Con Elsharaui che è andato a sinistra e tocca per Batshuayi, c'è largo a destra, mare soprattutto inserimento da parte di Pellegrini, che azione della Roma, Pellegrini fino in fondo, Pellegrini! Palo, non ci credo, entra per favore Elsharaui! Non è vero! Ma basta! Che cosa dobbiamo fare per segnare? C'è ancora l'inserimento da parte di Nainggolan, mandato ancora con Mahrez, largo a destra, servito! Mahrez 2-2! 7 minuti per vincerla! Riyad Mahrez si prende sulle spalle la squadra. E De Rossi che recupera. C'è Batshuayi, ecco il pallone per Michi che sale. Sempre il belga, se la porta sul destro. Va in porta! Linner con i pugni in calcio d'angolo. Nartey 88, occhio all'inserimento. Qui dimenticato Zemalentidov che la mette sul fondo, ci mancherebbe anche. C'è Nainggolan che si è inserito, palla per il ninja, attenzione, Nainggolan fino in fondo in area, Nainggolan, la mette dentro, chiude Brighenti, 3 di recupero intanto Pellegrini verso Batshuayi! Che di potenza! Spacca la porta! 3-2! La Roma con le unghie e con i denti si è voluta prendere questa vittoria! Altra rimonta! Vantaggio a Frosinone finalmente! 3-2, ancora Batshuayi, ancora un gol delicatamente pesante e quell'Inter entra in porta con il pallone, non ce n'è! 3-2! Finisce qui, la Roma vince a Frosinone in rimonta, ancora una volta alla fine, vittoria di cuore di una squadra che adesso insegue la Juventus, non so cosa hanno fatto i bianconeri che stavano vincendo all'intervallo con il Cagliari,
Quel che conta è che adesso archiviamo il campionato perché c'è il Napoli. Ma poi nel prossimo episodio, ragazzi, arriveremo alla sfida per la quale abbiamo rimontato queste partite. Arriveremo alla sfida per la quale abbiamo sofferto e vinto in campionato. Arriveremo alla sfida dell'anno, arriveremo a Roma-Juve. Bene, quindi una vittoria quella contro il Frosinone che ci porta e ci tiene ovviamente a meno 2 dalla Juventus. Ci sarà Roma-Juve nel prossimo turno di campionato. Intanto il Napoli per quanto riguarda la Coppa Italia, come vi dicevo. Poi alla 28esima di campionato allo Stadio Olimpico di Roma verranno i bianconeri. Sarà veramente una grande serata, una serata che vivremo in questo episodio. Non vivremo invece la Champions League, che però vivremo nell'episodio numero 41 e quindi nel prossimo, che chiaramente vi invito a seguire. Seguitemi anche su Instagram, eccomi qui, il mio profilo Instagram. Dobbiamo crescere, ragazzi, dobbiamo crescere tanto su Instagram. Tanto, mi fido di voi. Dries Mertens, uno dei giocatori più in forma della stagione della Roma, uno dei giocatori più importanti, ma soprattutto un ex Napoli. Arrivato l'estate scorsa, tra le critiche, tra la diffidenza di chi non credeva in lui. E poi le squadre che stanno per scendere in campo. È Roma-Napoli, è quella sensazione di déjà vu per una sfida già vissuta tante volte in questa carriera, ma soprattutto in Coppa Italia lo scorso anno, quando finì 0-0 qui la semifinale d'andata e poi la Roma invece vinse 3-2, partita rocambolesca, successe tutto nel finale al San Paolo per il ritorno che valse la finale contro la Juve. Forse sarà così anche quest'anno. Pensiamo a battere il Napoli, la Juve penserà a battere l'Inter e poi ci sarà un'altra rivincita, un'altra sfida infinita, un altro Roma-Juve come quello che vivremo tra tre giorni in campionato, che potrebbe dire molto sullo scudetto. Intanto buonasera dall'Olimpico, benvenuti a Roma-Napoli. Mezzo per Cengiz Under. Keita, a un po' di campo può andare, attenzione Keita, col destro, Reina male! E poi Karsdorp che salva su Perotti che stava arrivando, insiste la Roma però che adesso prende fiducia, Mertens sbaglia lo stop. Minuti finali del primo tempo non particolarmente entusiasmante. Intanto uno contro uno di Jonas con Perotti, prende il fondo un as, lascia partire il cross, secondo palo verso Pereira che stacca, Alisson risponde presente. Si torna in campo all'Olimpico tra Roma e Napoli, primo tempo non elettrizzante, c'era da aspettarselo perché la Roma giocherà qui all'Olimpico tra tre giorni una sfida a scudetto come quella contro la Juventus. Quindi la testa, sicuramente le energie sono un po' preservate a quella lì, ma questa è comunque molto importante. C'è subito il movimento di Perotti, Schick non riesce però a girarsi e a servirlo. Keita prova a rimediare, Sergi Roberto passa lo stesso, torna Juan Jesus che prova a fare fallo e non ci riesce. Allora Sergi Roberto fino in fondo, prova a calciare chiuso sul più bello da un grandissimo ritorno difensivo. Ma qui che brivido. Si chiude molto bene, intanto qui Barrega la tiene anche in campo, poi fuori per Keita. Vediamo cosa si inventa, da lì può anche andare in porta. Carica il destro! Fuori di un nulla! Keita! Due cambi pronti nella Roma, entreranno il Sharawi per Perotti e Bashuai per Schick. Insiste Pereira, adesso la Roma fa un po' di fatica, mano la smette fuori proprio sui piedi di Allan che può anche calciare in porta, Alisson. Adesso però frezziamo i tempi perché c'è contropiede possibile con lo scatto di Bashuai. Allora approfondo Alisson proprio per il numero 9, vediamo se ci arriva Michy Bashuai e così è, c'è Mertens in mezzo, ha visto Bashuai, il tocco è per lui, si è sovrapposto anche Sharawi, mandato in porta, grande palla di Mertens fino in fondo e Sharawi piano piano, che palla di Mertens, passa la Roma nel finale col Faraone 1-0 a 7 dalla fine. Incredibile, contropiede pazzesco da parte della Roma. Con Alisson profondo da Bashuai, palla interna per Mertens, taglio di El Shaarawy che poi è freddo di fronte a Reina, la mette di precisione il piazzato di El Shaarawy. Roma 1, Napoli 0 all'83esimo, alla fine ne mancano 7. Con le mani un as, Karsdorp, salta El Shaarawy, lascia partire il cross, mano l'as alla Cannavaro, poi Pellegrini verso Mertens che non riesce a metterci a testa per questione di centimetri, ma il tempo è finito, ha vinto la Roma 1-0 sul Napoli, è un primo step rispetto poi alle due partite che dovremo giocare, quindi a quella di ritorno del San Paolo. Non è successo niente, stretta di mano sobria tra Marconi e Sarri, Marconi poi esulta giustamente perché è una vittoria che è importante. L'anno scorso pareggiammo per 0-0 qui a Roma, poi vincemmo 3-2 clamorosamente, poi nel finale con la doppietta di Dzeko eravamo sotto 2-1 all'85esimo, se vi ricordate, quindi tanta roba. E quest'anno è diverso ma non troppo, perché comunque 1-0 rispetto allo 0-0 non cambia molto, oltre al morale e al poter andare lì, pareggiare 0-0 e giocarci la finale. Adesso pensiamo alla Juve, perché è una sfida molto importante per i nostri obiettivi, per questa carriera. Tanto qui il quasi gol di Keita è uscita di un nulla. Forza Roma.
immagine della finale. Spera caduto da qua. In corsa di Royce è finita. Ha vinto la Juve. Nella vita c'è sempre tempo per una rivincita. Centrale, grande palla di Mahrez, Mertens, Mertens! Allontanato Enrico, grande! Non è servito, palla per Cengiz che può andare, ha preso il tempo. Under, al centro Dzeko, la palla è per Edin! Dzeko! Sinistro di Under, Dzeko! In testa Dzeko! Sempre lui! Ribalta la Roma! A 10 minuti dalla fine dei supplementari! Da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare. Roma, 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 giochi d'Italia. Prima di una partita così non c'è più nulla da dire, c'è solo da godersela, da gustarsela e da lasciarsi trascinare. È Roma-Juve, è la sfida a scudetto, è il 10 marzo, i bianconeri a 65 punti, la Roma a 63, stasera si decide il campionato, o quasi. Benvenuti e buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma, è una sfida importantissima, una di quelle che valgono una stagione, una di quelle che ti sogni la notte, una di quelle per cui non dormi la notte. A Roma spesso è stata paragonata al derby, a volte è stata data un'importanza maggiore a questa sfida più che a quella contro i cugini. Inquadrato Buffon, tra poco leggeremo le formazioni, è una partita infinita, è la partita infinita. Questa la Roma con Alisson confermato in porta, Florenzi, Manolas, Fazio e Kurzawa nella linea 4 in difesa, Raja Nainggolan e Daniele De Rossi con la fascia di capitano al suo ultimo Roma-Juve a centrocampo, poi Mahrez e Perotti sugli esterni, Patrick Schick e Mertens, insomma la Roma con lo smoking, la Roma delle grandi occasioni. Potranno entrare poi, lo sappiamo, Bacioli dalla panchina, il Sharawi anche ha deciso la sfida contro il Napoli, il Faraone. Questo Marconi concentratissimo ha parlato prima della sfida caricando i suoi e tenendoli concentrati al massimo. Questa la Juve, Buffon tra i pali con Cedric, Rugani, Chiellini ed Alex Sandro in difesa. Il centrocampo composto da Blaise Matuidi, Marrone con Bernardeschi a destra, Royce a sinistra. E poi quei due lì davanti, quei due marziani, due argentini, il 10, Paolo Dybala, il 9, Gonzalo Higuaín. La squadra che sarà in testa stasera dopo questa partita avrà comunque l'occasione di non vincere il campionato, perché manca ancora tanto, mancano ancora due mesi alla fine. Però sicuramente è una partita che ci dirà tante cose. All'andata, ricordiamo, vinse la Juve per 2-0, giocando anche molto meglio della Roma. Vediamo stasera come arrivano a questa partita le due squadre. È cominciata Roma-Juve, che ricomincia da Rugani. Marrone parte in quinta la Juve, Higuaín, c'è un po' di spazio, se lo creano, dentro il pallone per Dybala, ancora Higuaín, Alisson, non è nemmeno cominciata, la Juve già attacca e Alisson deve rendersi protagonista e cala la saracinesca. Sul sinistro del Pipita, a mano aperta, in calcio d'angolo. Palla dentro per Higuaín, chiude Fazio, poi Higuaín insiste, buono il pallone per Dybala, ancora Higuaín, sinistro e ancora Alisson. Molto meglio la Juve però in questi primi 12, che la tiene dentro ancora per Bernardeschi, la fa sfilare per Royce che la gira al limite, Higuaín sempre in porta, ha stampato la traversa, poi arriva Dybala con Florenzi di mano, calcio di rigore per la Juve. Momento chiave, siamo in zona Bayern qui, però non c'è Ziller. Eh sì, Florenzi la prende di avambraccio. C'è Dybala contro Alisson. La rincorsa è lunga. Parte il 10. Sinistro, rete. Rigore perfetto quello di Dybala. Non sarebbe stato facile pararlo neanche se Alisson avesse intuito, perché ha angolato tantissimo col piattone. 14esimo, Roma 0, Juventus 1. Comincia in salita questa sfida, ma a noi piacciono le sfide, soprattutto quelle difficili. 1-0 Juve, è ancora lunga ragazzi. Fa viaggiare Perotti sulla linea di sinistra, c'è in mezzo Schick, sta arrivando pure Mahrez, Perotti la porta fino in fondo, sempre il Monito che prende il fondo, poi mette il cross, Rugani in calcio d'angolo, Roma che reagisce con le unghie e con i denti al 22esimo. Deve stare attento Buffon alle torri, soprattutto Nainggolan, la palla invece verso Manolas, anticipato, per la palla ancora buona sempre per il greco che prova a tenere ma non riesce a calciare. Higuaín
se lo porta a spasso Fazio che commette pure fallo, trattiene e poi forse qui si prende anche il giallo. Quando siamo al 27esimo, primo giallo della partita per un Federico Fazio nervoso, sicuramente un po' come tutta la Roma che non sta giocando la miglior partita della stagione. Premia ancora la sovrapposizione di Kurzawa che vuole il fondo, in mezzo c'è Schick che però non è un saltatore perché anzi arriva il cross da parte verso Mertens che la mette giù. Mertens! Il ritorno di Chiellini sul più bello, sarà calcio d'angolo per la Roma, ma che brivido per la difesa juventina con Mertens che non è riuscito a prendere lo specchio, complice sicuramente la deviazione di Chiellini. Chance per la Roma dalla bandierina, parte Perotti verso Schick, colpo di testa, Buffon male, arriva Fazio, la mette dentro, il pareggio della Roma col comandante, la palla è entrata, la palla è entrata, aveva provato a saltare Alexandre, a salvare con il sinistro, vediamo un po', la palla è entrata, secondo la Goal Line Technology, il pareggio della Roma, 1-1, occhio che qui sbaglia subito la Juve, recupera Schick. Occhio a Patrick che può partire adesso, l'Olimpico è una bolgia, quindi la Roma si infiamma e può andare anche in transagonistica. C'è Mertens, aveva fatto il movimento chic e non premiato, e qui ha sbagliato Mertens che poi vuole ugualmente crossare bene Perotti. Perotti cambia tutto, cambia tutto in un minuto. Roma 2 Juve 1, ribalta la situazione la Roma in due minuti, prima il pareggio di Fazio, poi il gol di Perotti, grandissima palla di Mertens col monito che l'ha girata di prima intenzione, di collo pieno, battuto Buffon, 2-1 Roma. Matuidi dentro da Dybala che ha fatto bene il movimento, a sinistra poi il pallone per Royce, attenzione alla Juve nel rigore, Royce si dimentica il pallone e torna e ringrazia anche Florenzi che mette fine al primo tempo e alle sofferenze per ora della Roma che conduce per 2-1, un primo tempo pazzo all'Olimpico, la Juve subito in vantaggio con rigore trasformato da Dybala, una Juve comunque che ha interpretato anche molto meglio della Roma il primo tempo fino alla mezz'ora più o meno, perché poi lì la Roma pareggia sul calcio d'angolo con Fazio, l'Olimpico si infiamma, 3 minuti dopo Perotti fa 2-1 e cambia totalmente la partita. Altri 45 minuti per decidere questa sfida, per decidere chi è più forte. Ha fatto il movimento Schick, ha visto e lo serve in verticale Kurzawa, vuole viaggiare Schick in area di rigore, al centro Mertens, sempre Schick, fino in fondo Schick, dentro per Mertens, Buffon! Grande risposta e poi Matuidi allontana in fallo laterale con la Juve che adesso ha paura. Intanto un cambio stranissimo, fuori Higuain e dentro il numero 29 Alberto Cerri. Attenzione perché se lo mette dentro Allegri in questo Roma Juve sicuramente non è scarsissimo. La palla intanto verso Kurzawa che stacca, Buffon come un gatto, prova a tenerlo Kurzawa. Occhio a Royce che però mette la quinta, al centro c'è Cerri che comunque è altissimo. Ecco il pallone per Cerri, nel rigore, Cerri fuori per Dybala, rimpallo doppio, la palla è lì, Alisson con i pugni, clamorosa palla gol per la Juve, è successo di tutto. Poi Roma che vuole ripartire con De Rossi dentro da Schick, che deve tenerla, prova a girarsi su Rugani e va via. Occhio a Schick, ha tagliato Mertens, servilo, la palla però non gli arriverà mai perché è lunga con Chiellini che però l'ha toccata. E allora eccolo Mertens, no, fuori gioco, Perotti lascia Nainggolan che prova a far viaggiare Kurzawa, di testa per Schick, sombrero di Schick a Rugani, magia di Schick su Rugani, attenzione, fino in fondo Schick, 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 maledizione, Chiellini lo ha ripreso e probabilmente gli ha tolto di fatto il gol, uno dei gol più belli. Viene incontro Cerri, attenzione al pallone dalla parte opposta dove c'è Bernardeschi che infila Dybala, Alisson si distende, la mette in calcio d'angolo, ha preso pure questa Alisson, protagonista assoluto della serata. Poi insiste la Juve con Alessandro, che dirà, palla per Bernardeschi ancora dentro, la conclusione sul fondo da parte di Paolo Dybala che ha avuto la palla del 2-2 a un quarto d'ora dal 90esimo. In mezzo all'area però non c'è nessuno, quindi Roma che vuole gestirla in questo modo, Florenzi fuori da Nainggolan che può caricare il destro, se la porta e calcia Buffon, strepitoso ancora. I due portieri stanno comunque facendo benissimo stasera. Siamo comunque nel recupero che è di 3 minuti. Teniamoli lontani dalla nostra porta. La porta adesso Alessandro con Mertens che va in tackle e chiude. Poi ricomincia da Mares e c'è ancora Mertens largo. Mares può andare centralmente da Keita, così è. Ha fatto il movimento Bacioli, c'è anche quello di Mertens lanciato in area di rigore. Non lo tiene Sandro. Occhio a Mertens che la scava. Bacioli! 3-1! È finita! Ha vinto la Roma! Bacioli! Al 93esimo a mettere il punto esclamativo, la Roma è prima in classifica. Il 10 aprile, anzi no, che dico, il 10 marzo 2019, la Roma è prima in classifica, 3-1 alla capolista, che capolista non è più, andiamo a +1,
E adesso vediamo come procederà questo campionato. Adesso, cara Juve, ti aspettiamo. Adesso, cara Juve, ti abbiamo dimostrato che facciamo sul serio. Perché siamo primi. Siamo di nuovo primi. Dopo l'inizio di stagione, purgatorio durato troppi mesi per la Roma, che esulta come l'Olimpico, come la Sud. Roma in testa al campionato. Adesso altri due mesi di sofferenze, di emozioni, ma intanto ce la siamo portati a casa. Marconi che è sobrio, ma esulta perché sa quanto è importante questa cavalcata della Roma, che il campionato vince di fila da non so quante partite. Adesso le contiamo un attimino. E poi testa la Samp, perché dobbiamo ragionare da grande squadra. Ragionare quindi alla prossima partita, partita per partita. Ma si piange una volta per uno, ragazzi. Si piange una volta per uno e abbiamo pianto noi all'andata, piangete voi oggi, come giusto che sia. Rimonta della Roma, quella in classifica come quella in campo, perché la Juve è andata avanti con Dybala, come ricorderete, e su calcio di rigore. Queste le emozioni del match: il pareggio di Fazio, il vantaggio di Perotti, il punto esclamativo di Bashoy che entra dalla panchina e fa gol. Queste le statistiche del match di questo Roma-Juve. E ci parla. Stadio dipinto di blu cerchiato, emozioni e lotta per l'Europa, l'Europa che conta possibilmente. Però attenzione, perché a Genova arriva la capolista, la Roma, che ha vinto con la Juve oltre alle 10 partite precedenti di fila e si è ricandidata prepotentemente alla lotta per il titolo. Adesso sì, in modo concreto, perché dopo 28 giornate la Roma è lì, in testa, davanti a tutti, e non vuole assolutamente fermarsi. Qui da buon ex, poi il tocco per Mertens, attenzione a Dries Mertens, doppio passo pure il suo, vuole andare via Mertens e le sue finte. Sta arrivando Schick, gli lascia il pallone Mertens, Schick fino in fondo, Schick la mette in porta, gol dell'ex, e avanti la Roma dopo un quarto d'ora. Ottimo lavoro da parte di Mertens, e poi Schick che non può sbagliare la sua maniera. Uno contro uno, allarga il piattone sinistro e la mette in fondo al sacco. 1-0. Gastoni in mezzo per Alsoma che la lascia lì. Praet e Alisson salva ancora. E mi sa che i miracoli di Ziller in Champions League stanno facendo un attimino carbonizzare Alisson, perché ha detto qui: se non paro anch'io perdo il posto. E tra Juve e Samp si sta rendendo, a parte che entra dentro Nura, si sta rendendo proprio protagonista anche lui. Perotti cerca di alzare un pallone geniale per Schick, che poi va atteso al centro, dove arriva De Rossi sul palo, e poi la palla è sul fondo. Quanto mi sarebbe piaciuto un gol di Daniele, anche significativo per il periodo, perché è il capitano di una squadra che sta correndo verso lo scudetto, perché è il suo ultimo eventuale scudetto. Dentro per Alsoma, Gomez, Kurzawa non ci arriva, attenzione alla corsa di Lecu a destra, mette il cross, posizione regolare di Alsoma, ha pareggiato la Sampdoria. Gol sbagliato clamorosamente e gol subito in contropiede, 1-1. Nura non lo tiene, Alsoma fino in fondo, poi la mette dentro, la palla che passa e la Samp in vantaggio. La Samp in vantaggio, gol di Gaston Ramirez. Qui Alsoma la tiene, poi riesce a metterla a vuoto Alisson col tocco di Gaston che lo ha saltato di fatto, e poi la mette dentro a porta vuota. Attenzione ragazzi, perché lo scudetto della Roma sta passando di nuovo dalla Sampdoria, da Cassano Pazzini a Alsoma Gaston Ramirez. Gomez, bravissimo Fazio ancora che esce, cercava Bacciomi, non lo trova, poi ancora Fazio. Eroico Fede, Schick ha tagliato Bashoy, la palla è per lui, c'è soprattutto il taglio di Keita, mandato in porta Keita, come all'andata, prova a risolverla lui, fino in fondo Keita, linea di rigore, poi mette il cross secondo palo, c'è Schick, Viviano l'ha presa, Bashoy ancora, Viviano due volte, non è vero, calcio d'angolo, Viviano mostruoso, Viviano come Storari, incredibile. Intanto fuori Schick, dentro Mares, ancora Daniele che vuole uscire col pallone, poi Nura per Mares che la lascia a Keita. Nabi deve girare, la gira benissimo, c'è solissimo a sinistra, viene servito il Sharawi che vuole andare fino in fondo, e il Sharawi sinistro, 2-2. La Roma è ancora viva col Faraone che ha buttato giù la porta, l'ha toccata piano piano, una rasoiata col sinistro. Un quarto d'ora per vincere, ragazzi, festeggiamo ma non troppo, perché siamo in parità e non ci serve assolutamente a nulla se la Juve vince. 2-2.
E allora occhio perché mancano 2 minuti al 90esimo. Ancora Kurzawa, ancora la Roma che attacca. Palla verso il Sharawi, al centro Bashoi. Sta arrivando anche Mares. E Sharawi aspetta e poi grossa, secondo palo Mares. 3 a 2 3 a 2. Roma in vantaggio al 90esimo, come all'andata. 3 a 2 dalla panchina Mares. Gol fondamentale per la stagione della Roma, che non si è voluta arrendere a quello che era il destino, perché lo decidiamo noi il nostro destino. 3 a 2. E adesso però restiamo calmi perché siamo al 90esimo. Dobbiamo capire quanto sarà il recupero, 3 minuti. Ma finisce qui, finisce qui. 3 a 2. 3 a 2. La Roma che vince ancora al termine di un'altra partita folle. Ma incredibile, non riusciamo più a giocare una partita normale. È un'ora e mezza che strillo come un pazzo, perché è un altro episodio incredibile questo qui. E volevo stare tranquillo, quantomeno per le altre due partite che non fossero Napoli e Juve. 3 a 2 Roma, abbiamo vinto. Abbiamo vinto anche oggi, segna Schick che poi lascia il posto a Mares e segna pure lui. Quindi un bel pollicione in su, dai, così. Iscrivetevi se non lo siete già, qualora lo foste ovviamente. Attivate la campanellina per restare sempre aggiornati quando esce un mio video, quando posto qualsiasi cosa. Un bacione, seguitemi su Instagram, scaricate OneFootball, comprate maglie su Divise Calcio Top. Noi ci vediamo nei prossimi video. La mia voce è finita, porco tutto. Con enfasi indifferente. If you close your eyes.